Il nostro viaggio con l'appello del candidato ci porta a Martinsicuro, dove incontriamo Simona Lattanzi, lista numero uno alle prossime elezioni del 12 giugno. Intanto, chi è Simona Lattanzi e perché la scelta di candidarsi? Io sono una cittadina di Martinsicuro da 15 anni, pratico e insegno medicina cinese, abbiamo delle scuole in diverse città d'Italia e ho deciso di mettermi a disposizione di questa città per recuperare e mettere mano ad alcune criticità che consideriamo emergenti, insomma. E quindi pensiamo di lavorare con impegno per ricostituire un tessuto sociale che si sta disperdendo. Vogliamo cambiare la tipologia del turismo che riteniamo antiquata e non più allineata con le nuove proposte che vanno in una direzione ovviamente più green, più rigeneranti. Martinsicuro ha grandi potenzialità e noi vogliamo riscoprirle tutte e portarle alla luce il più possibile. Ecco, lei ha parlato di turismo, allora partiamo proprio da qui, è uno dei punti della propria campagna elettorale, si parla molto di ponte ciclopedonale proprio sul fiume Tronto. Sì, il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto è un'opera che ci aspettiamo venga completata, un progetto già di qualche anno fa, parecchi anni fa purtroppo. Sembra che per ora ci sia questa messa in opera prossimamente, quindi questa è una notizia positiva. Ma oltre a questo abbiamo anche altre cose che possiamo gestire anche senza fare grandi progetti pluriennali o plurimilionari, attenzionando un po' di più la cura, del decoro urbano, del lungomare, che è già bellissimo, va solo un po' riqualificato e curato, in maniera impeccabile per attirare appunto i turisti e quelli che vogliono arrivare qui e vivere una vacanza, serena. Ecco, però, oltre al turismo ci sono chi popola tutti i giorni Martinsicuro, chi ci lavora e parliamo soprattutto di politiche sociali, di giovani. Ecco, questo è un tema molto difficile da affrontare in questi anni. Sì, diciamo che questa è stata la vera spinta che ci ha portato a formare questa coalizione e di intervenire sul territorio. Io da qualche anno, in questi anni, mi sono comunque dedicata e ho fatto parte della vita associativa volontaria di questa città e ho ascoltato molte lamentele, molte situazioni di abbandono che noi vogliamo assolutamente recuperare e vogliamo intervenire realmente su quello che è la capacità di trattenere soprattutto i ragazzi, i giovani in questa città, dargli delle possibilità lavorative, appunto aiutandoli a costruire un nuovo modello di sviluppo, nuovi modelli di impresa che possano restituire una vivibilità alla città. A proposito di questo, si parla di rete civica, impresa e lavoro. Qual è l'intenzione? Ecco perché. Sì, noi abbiamo già pronto, perché in effetti l'avevamo già proposto anche gratuitamente in questi anni all'attuale maggioranza, ma ci teniamo e siamo preparati per aprire due sportelli che servano per aiutare i giovani a capire dove possono operare per fare impresa. Dove e come? Non semplici sportelli dove le persone possano ricevere solo qualche indicazione o un piccolo modulo da riempire, ma un cammino da seguire insieme per strutturare veramente insieme ad una rete, di competenze questo sviluppo e questo accompagnamento a delle nuove politiche giovanili. Ecco, anche grazie allo sportello Europa, che adesso è uno di quelli che possono portare dei fondi, soprattutto anche per quanto riguarda agricoltura e pesca, pesca soprattutto in questo momento che vive uno dei momenti più brutti della propria vita. Noi abbiamo una grande tradizione qui di pesca, di marineria e questa secondo me è una di quelle perle che dobbiamo assolutamente lucidare e mostrarle di nuovo a tutto il mondo. Si sta formando, i pescatori finalmente si stanno muovendo per dare un marchio, per dare una riconoscibilità al prodotto locale e alla tradizione locale. Quindi noi
appunto, pensiamo che siano opere semplici da realizzare con la collaborazione degli addetti ai lavori e delle competenze che riguardano il territorio da sempre. Stando attenti all'ambiente. L'ambiente è una delle nostre priorità perché appunto qui il territorio è predisposto ad avere una caratteristica che ci potrebbe differenziare da quello che sono le altre località costiere della zona. È un luogo dove c'è un mix di natura, storia, enogastronomia. Noi vogliamo far diventare questa città un giardino meraviglioso dove le persone possano arrivare anche da lontano a vivere questa bellezza. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Simone Lattanzi a tutti gli elettori di Martinsicuro. Io chiedo il voto perché sono sicura di poter promettere dei cambiamenti già da subito, perché in questi anni, avendo lavorato sul territorio, mi sono resa conto che sono piccole cose che messe insieme possono veramente cambiare il volto della città. Io mi propongo partendo da una situazione di cittadina semplice che ha verificato quelle che sono le emergenze e appunto siamo noi genitori. Come me siamo un po' preoccupati della direzione che sta prendendo la città, c'è una sicurezza che va rivista, una nuova dimensione di una città veramente piacevole, ecco, piacevole e attenta ai bisogni di tutti. Secondo candidato alle elezioni, quindi lista numero 2 alle prossime amministrative di Martinsicuro, il prossimo 12 giugno incontriamo Emma Zarroli. Allora, chi è Emma Zarroli, cosa fa nella vita e perché la scelta di candidarsi? Sono Emma Zarroli, sono nata a Caracas il 19.256, risiedo a Martinsicuro perché genitori martinsicuresi villarosani e esercito la professione di avvocato. Ecco perché la scelta di mettersi in gioco. Perché per restare sempre a contatto con la cittadinanza, perché sono circa 20 anni, 25 anni che faccio politica e quindi sono stata sempre presente sul territorio, né per la risoluzione, anche attraverso il mio lavoro, ma diciamo a prescindere dal mio lavoro, sempre vicina a quelle persone che hanno una necessità oggettiva, di quella che è l'istituzione. Allora partiamo proprio da qui, dalle politiche sociali che interessano i comuni, soprattutto quelli più piccoli, che d'estate riescono ad avere il loro interesse perché stando sul mare e poi l'inverno hanno bisogno di comunque di altro. Bene, la nostra è una cittadina turistica per eccellenza, ma diciamo io attraverso il programma elettorale che ho depositato mi sono preoccupata di un argomento ben preciso. Non possiamo, nel mentre arrivano questi turisti, i nostri cittadini durante l'anno hanno delle necessità oggettive perché il nostro è un territorio anche integrato anche da stranieri, eccetera. Quindi ritengo che bisogna dare un'attenzione particolare a quelle che sono le esigenze sociali della città. La lista si chiama Rigeneriamo la città perché bisogna partire dal tessuto, ovvero, come ho già detto in precedenza, bisogna ultimare le opere, le infrastrutture perché sono essenziali e ci mettono un attimo, diciamo, a confronto con le nostre cittadine limitrofe. Ma se noi non affrontiamo il problema delle abitazioni mancanti per i disagiati, se non affrontiamo l'incontro che deve dare l'istituzione a quelle famiglie che hanno portatori di handicap, se non affrontiamo persone che hanno necessità di un'abitazione, nel senso che sono titolari di case popolari, noi ne abbiamo ben poche, una comunale e le altre sono dell'ATER, ma in questo momento queste abitazioni, almeno da 5 anni sono state oggetto del sisma e quindi non sono state ristrutturate. Quindi l'amministrazione comunale deve, a mio parere, puntare su che cosa? Nel mettere in sicurezza questa gente.
bisogna creare una cooperativa affinché i disoccupati, anziché attendere l'estate per andare a fare i servizi turistici, cameriere, barista, eccetera, possano durante tutto l'anno poter usufruire di un lavoro dignitoso. Nel caso di specie, nel mio programma ho messo una cooperativa fino a 45 anni di giovani e meno giovani, dove potrebbero prendersi cura dell'intero patrimonio arboreo che noi abbiamo sul nostro territorio, perché i nostri, diciamo, dipendenti comunali ce ne sono anche abbastanza, però abbiamo pure tanta necessità di manutenzione, manutenzione stradale, manutenzione marciapiedi. Quindi cercare di caricare tutto il verde che abbiamo su queste persone, a mio parere, non porta ad un risultato ottimale. Quindi affinché una città possa definirsi città e quindi fonte di turismo, bisogna avere una viabilità, un impatto paesaggistico diverso e quindi fare attenzione a quella che diciamo anche l'educazione ambientale e quindi forniture di cestini, forniture di apparecchiature per la raccolta delle sigarette, cioè una serie di attività che possano, è comunque una bellissima apertura della città, cioè noi stiamo tra due autostrade e quindi la prima cosa che fa un turista è l'impatto visivo e se non c'è questo impatto visivo praticamente si va nel buio. Ecco, il collegamento in breve c'è soprattutto con le Marche, c'è la possibilità e si dovrebbe già quasi arrivare a questo ponte ciclopedonale, quando è fondamentale per voi anche in vista, anche per il turismo questa mobilità lenta. Per noi è fondamentale tantissimo, lo stiamo aspettando da tantissimo tempo, però ripeto, tornando al discorso precedente, non far trovare ai residenti marchigiani o ai turisti che vanno nelle Marche e vogliono attraversare il fiume Tronto per venire in Abruzzo, prima città d'Abruzzo, non far trovare una città idonea, rigenerata. Il ponte ha una finalizzazione fine a se stessa, cioè farsi la passeggiata, ma comunque bisogna creare i servizi, cioè anche gli stessi servizi igienici pubblici, perché dopo che uno attraversa la Sentina, il fiume Tronto e arriva accaldato, cioè ci vogliono dei punti di ristoro, dei punti di accoglienza. Tante cose in mente per lei. Per arrivare a questo si può utilizzare, si potrebbe utilizzare i fondi che arrivano dall'Europa. Senza dubbio, ma per poter utilizzare i fondi dell'Europa, questo l'ho detto pure nella precedente amministrazione col sindaco Vagnoni, di cui io sono presidente ancora in carica, bisogna creare un ufficio di progettazione interna. Non è possibile caricare, ripeto, sugli uffici tecnici, lavori pubblici, anche i fondi europei, perché noi non otteniamo, non facciamo né un buon lavoro interno, diciamo quindi edilizia interna, né possiamo fare questi progetti. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Mazzaroli a tutti i cittadini e gli elettori, soprattutto del comune di Io Martinsicuro. faccio un appello in quanto ritengo di essere il sindaco doc di questa città, perché ho origini sia villarosane che martinsicuresi, sono una persona sempre presente sul territorio. Garantirò tutto quello che mi è possibile garantire, anche perché ho un onore in ordine, diciamo, anche all'attività che svolgo e quindi sarò sempre vicino a tutti, in particolare, in primis, alle persone che hanno veramente bisogno, perché se queste persone che hanno bisogno vengono, diciamo, sistemate, tutti siamo tutti molto più tranquilli, ecco che le opere partono a gonfie vele. Il nostro tour elettorale a Martinsicuro termina andando a scoprire chi è il candidato della lista numero 3. Siamo con il sindaco uscente Vagnoni che può presentarsi e spiegare i motivi per cui ha scelto di riprovare ancora una volta a guidare il comune di Martinsicuro.
Sì, mi sono assunto insieme a tanti amici la responsabilità e l'onere di portare avanti un progetto e un percorso che abbiamo iniziato diversi anni fa. Un percorso che ci ha portato a dei risultati importanti, che ha avviato un percorso molto virtuoso su tanti ambiti e tanti settori. Chiaramente è importante poter avere una continuità che ci possa garantire una maggiore incisività all'azione posta in essere, che porti a una risoluzione delle situazioni magari affrontate ma ancora non risolte, che quindi in qualche maniera possa migliorare passo dopo passo questa città. E per questo, insieme a te, liste civiche, con 48 candidati, ci presentiamo alla cittadinanza chiedendo il sostegno. Ecco, una città che vive prettamente di turismo, turismo estivo, ma c'è bisogno di affrontare anche quelli che sono i problemi del lavoro, perché comunque qui insistono tante famiglie, tanti bambini e tanti cittadini del futuro. Ecco, cosa si bisogna fare per migliorare le politiche sociali e le politiche del lavoro? Sì, turismo sì, e da questo punto di vista lavoriamo anche per destagionalizzare un po' il turismo con iniziative, infrastrutture che potranno portare poi nel nostro comune persone non solo nei classici mesi di luglio ed agosto. Poi però noi stiamo cercando e lavoreremo molto per rendere più appetibile il nostro territorio. Da questo punto di vista abbiamo un ambito che è quello anche edilizio, abbiamo persone che magari prima vendevano, svendevano case e adesso stanno tenendo, e quindi è un settore che sta tenendo bene anche grazie alle infrastrutture fatte. Nello stesso momento dobbiamo far sì che il nostro territorio diventi appunto più appetibile per i grandi imprenditori che possono investire nel nostro territorio, in cui ci sono aree in cui poter fare degli insediamenti non solo turistici ma anche produttivi, che possano poi di anno in anno accrescere il numero delle persone da impiegare. Ecco, sicuramente parlavamo anche dei cittadini del futuro e di questo non possiamo parlare dell'istruzione. Ecco, le cose come vanno? Avete lavorato su questo? Ci sono degli obiettivi da raggiungere? Sì, abbiamo lavorato molto innanzitutto intervenendo sulle nostre infrastrutture. Noi abbiamo scuole vecchie, e quindi però siamo intervenuti con efficientamento energetico, sostituzione di infissi dove possibile, verifiche preliminari per il miglioramento sismico delle strutture. Ora abbiamo un bel panorama di situazioni da attenzionare e per i quali abbiamo chiesto diversi finanziamenti alla Regione Abruzzo e anche con i fondi del PNRR. Puntiamo e pensiamo che nei prossimi mesi ci potranno essere occasioni importanti da cogliere, non solo per migliorare le strutture esistenti, ma anche soprattutto per pensare a nuove strutture. Penso a una scuola dell'infanzia, anche a una nuova scuola primaria o secondaria da realizzare o nel posto in cui si trovano attraverso una demolizione e ricostruzione, oppure con una nuova realizzazione in un nuovo sito. Quindi questa sarà la prossima sfida, insieme al miglioramento della gestione dell'attività ordinaria. E poi sicuramente c'è lo sport e il tempo libero. Assolutamente, sullo sport abbiamo investito tanto intervenendo su tutte le strutture sportive, ma non si fa mai abbastanza, quindi chiaramente dovremmo migliorare questo aspetto, dovremmo in qualche maniera essere più vicini alle associazioni sportive e rendendo le nostre strutture sempre più attrezzate anche per ospitare eventi di caratura nazionale e internazionale che potranno essere da volano anche dal punto di vista turistico. Abbiamo visto che la città di Martinsicuro ha diversi abitanti. Anche possiamo dire così etnie diverse, ecco, come si può fare in modo che queste persone possano coesistere insieme? Beh, credo che innanzitutto che Martinsicuro sia un esempio di integrazione, perché ci sono tantissime etnie, ma la maggior parte sono integrate perfettamente anche da decenni. Abbiamo alcune situazioni difficili di persone che non sono integrabili proprio, quindi vengono qui soltanto per delinquere, e su queste insomma c'è un'attenzione forte da parte nostra, da parte delle forze dell'ordine. La stragrande maggioranza invece sono persone che cercano lavoro, che già lavorano, che quindi sono integrate, i cui figli stanno nelle nostre scuole, e quindi è un ambito che dobbiamo guardare con un occhio realistico, e quindi le nostre politiche sociali dovranno andare anche in questa direzione, come dovranno anche andare nella direzione delle nostre famiglie che, impoverite anche da questa pandemia e dagli effetti della guerra, che incideranno in maniera pesante dal punto di vista anche degli aumenti delle bollette. Quindi dovremmo essere di aiuto e di ausilio attraverso dei finanziamenti mirati, non solo comunali, ma anche sovracomunali. Allora, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Vagnoni a tutti gli elettori del comune di Martinsicuro.
Pensiamo di aver messo in campo una proposta credibile, fatta di cose concrete, non delle solite promesse elettorali, proprio come avevamo fatto 5 anni fa, in cui avevamo promesso delle cose e le abbiamo realizzate. Ora vogliamo fare un passo ulteriore per poter veramente far svoltare definitivamente la nostra città, con delle infrastrutture in corso di realizzazione, soprattutto con una convinzione che siamo la quarta provincia di Teramo, ma abbiamo la convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista insieme a tutti quanti voi.